Carissime amiche e carissimi amici, un cordiale e caloroso saluto al bel paesello di San Pinniceto. L'estate è terminata e noi ritorniamo di nuovo in onda, come anche le grandi reti nazionali, come Rai Mediaset, che con settembre riprendono le varie trasmissioni, anche noi a settembre riprendiamo con il nostro solito palinsesto. Come ogni lunedì ci sarà la rubrica Non solo sport, condotta da me e con ospiti Santino Micale, il bomber sempreverde e il maghetto Rosario Pantò, che sono ospiti fissi, e poi magari durante l'arco della stagione cercheremo di portare anche altri ospiti per parlare, come dice il titolo della trasmissione, Non solo sport. Storia di San Pinniceto, tradizioni, anche argomenti vari. Va, noi una trasmissione deve essere il più possibile varia negli argomenti. Come l'anno scorso, anche quest'anno ci sarà la trasmissione religiosa, che bisogna accordare il giorno, ma probabilmente sarà sempre il venerdì con Rocco Rao, e più man mano che si andrà avanti faremo delle puntate speciali. Già vi preannuncio che in settimana ci sarà una puntata scoppiettante con la presenza dei fratelli Micale, Santino, che è qui, e il suo fratello Nino, e anche molto probabilmente il grande maestro Francesco Bruno. Quindi avremo un trio esplosivo. Però tramite Facebook, tramite le nostre pagine, comunicheremo i dettagli, vi daremo sempre aggiornati. Come potete vedere, quest'anno già abbiamo delle novità, siamo microfonati, sia io, Rosario, Santino però ancora no. Abbiamo anche un mixer nuovo, e per queste novità che ci permettono di migliorare la nostra qualità dell'audio, dobbiamo ringraziare le vostre donazioni che generosamente ci avete fatto pervenire tramite la nostra PayPal. Abbiamo comprato anche la telecamera nuova, una telecamera in HD, quindi noi, grazie a voi, cerchiamo sempre di migliorare. Il nostro motto, donate, 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 anche per quest'anno è valido. Se andate sul nostro canale YouTube c'è le varie modalità come donare tramite PayPal. Quindi, ora parliamo, lunedì parliamo di sport. Però prima di parlare dello sport della giornata di ieri, vorrei dire cosa abbiamo fatto in quest'estate. In quest'estate, no, dove è stato possibile, perché bisogna capire che ognuno ha anche i nostri impegni, non è che può essere sempre 24 ore al giorno la telecamera in mano. Abbiamo cercato di riprendere le manifestazioni più importanti che ci sono state in paese. Però male ci siamo riusciti, abbiamo ripreso il calcetto, abbiamo ripreso il concerto all'alba della pianista Alessandra Celletti, quindi Niceto TV, anche se non eravamo in onda in maniera diretta, siamo state sempre operative. Avremmo voluto fare anche di più, però purtroppo gli impegni, ognuno d'estate ha i suoi vari impegni, chi a destra e a sinistra, quindi si sa come. Mi sarebbe piaciuto fare varie interviste a tutti i vari paesani che sono tornati in ferie a San Pinniceto, come Pino Catanese, Salvatore Micale, per citarne alcune che volevo fare interviste perché meritavano di ascoltare le proprie esperienze, sia passate qua, sia quelle attuali. Però purtroppo il tempo è stato tiranno, le ferie volano, e quindi cercheremo di provvedere se ci riusciamo tramite Skype, giusto Marco? Se riusciamo a stabilire un contatto Skype con queste persone, faremo delle dirette tramite Skype. Ora siamo un cantiere aperto, questa oggi è una puntata, diciamo, zero, per dire noi siamo qui e ripartiamo alla grande e meglio dell'anno scorso. Partiamo subito con lo sport, e prima di parlare di calcio è doveroso nominare due atleti messinesi puro sangue che hanno dato grossissime soddisfazioni non solo alla Sicilia, ma a tutta l'Italia e anche a buona parte del mondo. Il primo che voglio nominare, e che anche Santino è un suo ammiratore, è Vincenzo Nibali.
Vincenzo Nibali che proprio ieri si è concluso la Vuelta di Spagna. Vincenzo Nibali che ha lottato come un leone, mettendo anima e cuore in questa corsa, che però a sorpresa è spuntato Chris Horner, un americano di 42 anni, il prossimo mese di ottobre, e sorprendentemente ha vinto la Vuelta. Logicamente i dubbi ci sono tutti, però fino a prova contraria, fino a quando non ci sono le prove, onore e merito a questo Horner, non aveva mai vinto una corsa e che quest'anno non ha fatto un esploit. Sulla bici sembrava che volava in montagna. Ho seguito la Vuelta su Eurosport, però onore a Nibali, specialmente l'ultima Sì, ma c'è da dire pure giornata. Nibali si è fermato dopo il Giro d'Italia, concluso in modo trionfale, si è fermato e ha ripreso la preparazione, sai che basta un piccolo dettaglio, una settimana in più, una settimana in meno, perché è partito forte alla grande e si è visto proprio le ultime battute che faceva un po' di fatica. Quindi un Nibali al pieno delle sue forze, al pieno della sua forma. Penso che avrebbe vinto questo Giro di Spagna. Comunque in ogni caso è un podio e che si susegue agli altri podi, quindi Nibali si è stabilito ormai nei primi posti delle classifiche a È livello mondiale. uno dei corridori più forti, l'italiano più forte è Nibali di sicuro, Sì, però adesso è. deve dire che alla Vuelta ha battuto gente come Purito Rodriguez, come Valverde, gente che non ha creduto già della vittoria. Invece Vincenzo Nibali, come hai detto tu, non ha fatto una preparazione ottimale al Giro d'Italia, perché il Giro d'Italia festeggiamenti vari, Festeggiamenti si è fermato e e quindi quindi. l'hanno invitato in Kazakistan. L'hanno accolto come un eroe, un trionfatore, perché mi ricordo che Astana è la capitale del Kazakistan e hanno una squadra proprio nazionale che prende il nome della capitale del Kazakistan. Quindi un libro che però fa onore per come ha lottato l'ultima Sì, tappa, ma lui finalmente è lotta sempre, ma Nibali stato su questo non c'è. commovente, emozionante, e ha perso per 37 secondi. No, lui è un tipo che lotta sempre, non si ferma mai. Questo non detto da noi perché noi potremmo essere interessati a livello Affettivo, affettivo perché siamo lo sentiamo diversi, ma vicino. però tutti io quando sento interviste a campioni o addetti ai lavori ad alto livello ne parlano tutti bene, dicono che Perché è molto umile, è umile, è un umile, e ragazzo oltretutto bravo. ne è uno che se la tiro, se la sente, uno può interagire con lui tramite la sua pagina Facebook e risponde, tiene sempre aggiornati i propri fans, fa beneficenza. Fa solidarietà verso un ragazzino che per una rara malattia di distrofia di Duchenne, quindi un ragazzo d'oro. Complimenti ancora a Vincenzo Nibali. E ora, fra 15 giorni, c'è da nuovo da fare per Nibali, quanto c'è il Mondiale di Firenze, Potrebbe che essere adatto a lui, a quanto si dice è adatto, e anche che è Bettini abbastanza sta facendo pesante. una squadra pro Nibali, quindi la nostra punta del diamante. Cosa Anche sarebbe perché. il coronamento di una stagione veramente eccezionale, dopodiché è giusto che si riposi, perché ha da gennaio che corre Vincenzo, ed è giusto chiudere, speriamo in bellezza. Saremo tutti collegati davanti alla TV, il Mondiale di Firenze. La nostra amica Silvia Spadaro, che salutiamo, anche il marito Matteo e la figlia Francesca, avranno l'onore di vederlo passare da là il Mondiale, abitano vicino all'arrivo, quindi è un bello spettacolo, si godranno. L'altro siciliano che ha dato anche soddisfazione, per te doppiamente, quanto è Sì, di sì. parte, è Tony Cairoli. Tony Cairoli che si è laureato per la settima volta campione del mondo di motocross e per la quinta volta consecutiva campione motocross MX1. Sì, lo seguo anche sui Sport Italia 2, che lo fanno in diretta, quando posso lo seguo, anche per lui ci sono state valanghe di elogi, elogiato da quasi tutto il mondo. Mi fa molto piacere quando dicono il campione siciliano di parte, Parte. quindi. E anche lui è un ragazzo molto umile che si impegna e ci dà delle grosse soddisfazioni. Speriamo che continua. Fra l'altro ho visto la prima mancia di domenica,
che è caduto mentre, dopo una rimonta eccezionale, stava superando, ma era un terreno abbastanza fangoso, Liscio, sì. l'hai visto tu? È un terreno viscido e ha fatto una caduta, comunque è arrivato quarto. Vabbè, però ormai Ormai era si è rilassato un pure po' perché appagato dopo la vittoria ha esitosa del fatto campionato. un 5-6 vittorie consecutive dove ha vinto il campionato, si può dire. Quando si mette sotto non ce n'è più nessuno. E quindi quest'altro soddisfazione. Peccato che però a livello mediatico non ha il giusto riscontro perché vincere 5 mondiali di fila non è cosa da tutti i giorni. Però Sì, purtroppo il lo vedremo. motocross non è che ha la stessa visibilità della MotoGP, della Formula 1 e quindi... No, comunque vi dirò che penso che l'abbia già detto in una precedente puntata. In Svizzera ci sono un paio di posti dove vedi queste foto di Gairoli, e in un bar dove tifavano per Simoncelli, sfortunato pilota di MotoGP, c'era pure una bella foto di Antonio Gairoli. Sì, perché erano anche amici con Stefano Mancelli, infatti ha dedicato una vittoria in questo inverno proprio a Marco Simoncelli. Dopo aver parlato dei nostri campioni locali, ora parliamo di calcio. Cominciamo dalla Serie A, dove quest'anno sembra un campionato molto avvincente ed finora equilibrato. Il Napoli, nonostante la partenza di Cavani, ha preso Higuaín e Calleone e nonostante l'impatto ha fatto rimpiangendo questa partenza. Vuoi che ti dica la mia? Cioè, secondo me il Napoli è una buona squadra, è una squadra da temere, quindi siccome i campionati non li vince mai nessuno già in partenza, si devono vincere sul campo, secondo me una squadra che impegnerà la Juventus dico la Juventus io in parte perché sono juventino, in parte perché insomma l'evidenza è che Infatti. è la squadra momentaneamente più attrezzata per... In Italia, ancora all'estero deve dimostrare, speriamo che quest'anno lo faccia. Però il Chiaro. Napoli, secondo me, alla lunga si sentirà l'assenza di Cavani perché i 30 gol al campionato non sono pochi. E quindi già due Higuaín, Galleon, tre, non è. sì, ma comunque Cavani è un giocatore fortissimo, secondo me, universale, che ti parte dalla difesa, ti fa il pressing, cioè, con un vigore fisico, secondo me. Sbalordi Ora Dio. chiamiamo il mago, ora che il mago tutto contento è tornato cacà, così possono andare in bagno tranquillamente. Quanto riguarda cagà, dobbiamo. Vabbè, facciamolo dire al mago che è milanista. Insomma, innanzitutto buonasera a tutti, contento a metà perché purtroppo il suo ritorno diciamo che è stato un modo per calmare l'ira dei tifosi, perché la squadra è indebolita. Quindi è stato un ritorno diciamo un po' felice, un po' infelice, visto che al suo debutto subito si è infortunato. Speriamo non sia nulla di grave e speriamo che questo periodo vada molto presto via, anche perché è iniziato molto male. Come ogni anno, Dai, purtroppo. fortunato raga. Dice Cagazzi, si teme che abbia un... Ma secondo me il fatto che abbia giocato poco a Certo. E poi Allegri subito l'ha messo in campo l'ha messo subito titolare. in campo con la tensione abbastanza alta. Comunque devo dire una cosa, io non Però, voglio sono dire... milanista, sono juventino, però ammiro i giocatori che si sono sempre comportati bene e che sono un esempio per i giovani. E Cagà è una di queste persone. Questo sì, a Indipendentemente da livello personale, certo. quello che può Peccato che è fare a milanista. livello agonistico, questo è tutto da vedere, e ho i miei dubbi che si possa ripetere ai livelli che quando è venuto in Italia, che è stato un Sono giocatore passate eccezionale. oltre 10 anni, Sono quindi... passati tanti anni E ora è bisogno della ruggine di Madrid. e secondo me la sta pagando. Però io mi auguro che sia un protagonista che ha anche ai mondiali in Brasile. Però il solito rigore per il Milan non può mancare. Ma Rigorelli non sbaglia mai. sì, il rigore proprio al 97esimo ti fa un po' pensare perché insomma sì, c'era sto giocatore da sostituire, comunque Milan ha pareggiato, Balotelli ha segnato un rigorista secondo me eccezionale,
anche lui deve dimostrare di essere questo fenomeno che tutti ne Un parlano. altro fenomeno è Totti, ora proprio in diretta possiamo vedere il gol di Totti che porta in vantaggio la Roma sul Parma. Ecco, Parlando di fenomeni, parlando di fenomeni, bisogna dire onore e merito a Totti. bisogna dire una cosa, che Totti sembra un ragazzo di quelli poco seri, invece se a questa età è arrivato ancora capitano della Roma, ancora segna gol decisivi, E sta ancora ne rinnovando parla pure. e qualcuno parla anche, cioè preme su Prandelli per portarlo ai mondiali, si vede che questo qua era una persona che si è sempre allenato seriamente. E sta rinnovando il contratto, finirà proprio a vita a Roma. Cioè, questo mi fa piacere perché, insomma, Vede bel se i gol, giocatori freddezza. si comportano bene. E chi mi sta sorprendendo è proprio la Roma, perché con tutte le vendite che ha fatto non pensavo che partiva così bene. Allenatore nuovo, Giuseppe, Ivi. la Roma, secondo me, gli errori, io te l'ho detto già l'anno scorso, la Roma, l'errore l'ha fatto a livello dirigenziale l'anno scorso, quando ha preso Zema. Una squadra che vuole vincere, che compra e spende, fa degli investimenti, io con tutto il rispetto che ho per Zeman, Però è la squadra da vertice. no, ad un certo punto prendeva una marea di gol, adesso la Roma prende pochissimi gol perché il difensore ce l'ha, la squadra ce l'ha, il centrocampo è De Rossi che tutti ci invidiano, che tutti vorrebbero, Che era cioè a sulla lista di Mourinho. quasi questa partenza era l'anno scorso. Quindi, signori, si è indebolita, insomma. È andato No, via pensavo. Osvaldo che era contestato. Però Marquinhos, la mela invece. La mela, sì, va bene, è un giovane, interessa, però ha preso. Cioè, parlando di vecchietti tremendi, parliamo pure di Maicon. Maicon sulla fascia, ancora adesso sulla fascia è un elemento Che abbastanza spinge. importante, un elemento che spinge, perché oggi il calcio, non oggi come oggi sempre, specialmente quello offensivo, si svolge nelle fasce laterali. Se tu hai due uomini Che fortissimi spingono per che bene. spingono sulle fasce laterali, a livello di realizzazione sei avvantaggiato. La Juve ha pareggiato con l'Inter. Lui ha pareggiato con l'Inter, io in una trasmissione appunto su Italia, Sport Italia 1 ho visto un'intervista a Stefano Tacconi che parlava appunto di questi ritorni dalle nazionali che si giocano Certo, martedì, mercoledì e già sabato sono in e campo. già da C'è chi sabato ha fatto dei appunto viaggi transoceanici pure, quindi. dico, questo tipo di adesso va bene tutto, va bene le televisioni che premono per Quello è. gli Tutto contratti che per si i fanno con TV. le cose, però cioè questi giocatori avrebbero bisogno, qualcuno dice guadagnano un sacco di soldi e quindi Però giocare ogni 3 giorni non questo giocare a è. calcio non è lo stesso che Infatti la Juve lavorare. ora di nuovo martedì in campo domani. Da martedì deve rigiocare, E gli sono quindi in Danimarca, dovrebbe quindi. evitare questo tipo di. Comunque, detto questo, una partita non spettacolare, che la Juventus, la squadra favorita, ha cercato di giocarla e l'Inter ha meritato il pareggio, Col quindi solito gioco di Mazzari, diciamo. col solo giocare Però a Mazzara comunque l'ha meritata. Isla si è mangiato il gol al 90, però va Sì. bene così, va. Non. Dopo 17 mesi abbiamo perso la testa della classifica, ma non c'è problema, si Comunque, vince a maggio. secondo me quello che dicevo, i ritorni, cioè Chiellini martedì era stato in nazionale, era stato uno dei migliori. Sì, ha segnato pure. Ha Assolutamente il segnato, migliore. si è visto che era un po' appannato nel rientro della Sì. nazionale. Difatti, il gol che ha fatto È l'Inter, partito da là. merito di quel ragazzo là che gioca di Icardi ci segna Icardi, sempre. però è stato un infortunio clamoroso di Certo. Chiellini, che in Non le momenti sbaglia buoni quelle non palle. ti fa quegli errori, ti perde una palla così elementare a centrocampo, avviando il contropiede dell'Inter. Comunque, siamo all'inizio del Va bene, a maggio si campionato. vincono i campionati, non Ecco, adesso. La Fiorentina ha pareggiato in casa la Fiorentina più che altro non è il contro pareggio in casa, che ha subito pure lei due gli ultimi minuti. Due infortuni gravi. infortuni Gomez e importanti, Cuadrado. ecco, Cuadrado, e parlando di fascia laterale, questo Cuadrado
quando si parlava che la Juventus, io da Juventino, quando si parlava che la Juventus lo voleva prendere, io ne ero morto, cioè speravo che lo prendesse, perché l'ho visto giocare veramente una spina nel fianco delle difese avversarie più che altro. Chi sta deludendo è il Catania, 0 punti in 3 partite. Catania che vende, ma bisogna pure comprare. Sì, sta deludendo a livello dei risultati, questo risultati, sì. Non è... Però domenica anche l'allenatore del Livorno nell'intervista ha detto che il Catania si è mangiato un sacco di gol e aveva giocato una buona partita, cioè, e vedi, quindi il calcio ha fatto anche di episodi, quindi pensi me. È crisi solo ma, del risultato e non di gioco. Ecco, l'unica partita che ha perso bene è stata contro l'Inter, dove non si è visto sto Catania, la reazione ai gol dell'Inter, cioè quella sì. Le partite fuori casa invece, che ha giocato, ha perso domenica a Livorno, poi l'altra, la prima, non mi ricordo dove, sì, meritava molto di più. Speriamo che si riprenda, perché insomma... Ormai è inutile leggere la classifica perché è corta, passiamo alla Serie B. Serie B dove c'è la squadra del cuore del nostro regista Marco Micali, il Palermo. Un Palermo che è partito con pareggio in trasferta, una sconfitta in casa, ora ha 2 vittorie consecutive, si è rilanciato alla grande con il mister Gattuso. Un Palermo che ha uno squadrone, si è tenuto Hernandez, che in Serie B è un lusso, quindi... Cioè il Palermo adesso, cioè il fatto che io sono del parere che io non avrei preso una squadra che lotta per vincere il campionato, che parte favorita, non può prendere un esordiente come allenatore. Può diventare l'allenatore più forte del mondo, questo lo stesso lo dicevo io per Ferrara nella Juve, possono diventare dei grossi allenatori, però non hanno esperienza. Queste squadre hanno bisogno di allenatori con esperienza nella perché categoria, bisogna vincere subito, sono fatte bisogna per vincere vincere. subito, perché comincia a perdere in Serie B. Tutte le partite le squadre scendono, chi per vincere perché vogliono salire in A, chi per Per la salvarsi. permanenza, c'hanno il coltello fra i denti. Quindi sono partite, sono da affrontare tatticamente e anche agonisticamente da Serie B, da categorie. E chi sta andando bene in Serie B è l'altra squadra siciliana, che è il Trapani. Il Trapani sta andando veramente bene, ha iniziato alla grande. Secondo me non è una sorpresa, perché ha mantenuto... si è rinforzata con quel giocatore, il Duric, quel giocatore sì, poi ha tenuto Mancoso come attaccante, che segnava in C e segna pure in e B. questi sono attaccanti di categoria. Io sentivo l'altro giorno nella trasmissione, forse Marco li sente pure, questa trasmissione che fanno sulle televisioni private a Palermo, parlavano che il Palermo sì, ha tenuto Hernández, che è un lusso, però avrebbe bisogno di un attaccante forte di categoria. Si parlava di Caciè, e io speravo anche là che lo prendessero, perché Caciè l'anno scorso ha fatto una marea di gol, è stato determinante per il salto di qualità del Verona, Ma il salto di categoria. vabbè, scendiamo di categoria, ora passiamo alla nostra squadra del cuore giallo-rosso. Parliamo del Messina. Messina che ieri è tornata alla vittoria. Messina che ora è in Lega Pro 2, l'ex C2. Messina che bene o male ha lasciato la sesta intelaiatura dello scorso anno con alcuni innesti mirati. Il padrone lo Monaco di mercato ne capisce e quindi ha fatto una bella formazione. Solo Messina nelle prime 2 partite sono mancate, diciamo, il gol vittoria. Però la prima è giocata con l'Ischia, che l'ho vista, è una gran squadrone, pure l'Ischia che lotta per salire sicuramente. Poi fuori casa tutto cuoio, era in vantaggio, però poi si è fatta rimontare. Siccome siamo all'inizio del campionato ancora, non è che ci vuole una gran preparazione, e quindi l'ultima mezz'ora un pochino le gambe hanno ceduto. Mentre ieri con la Zanese, nonostante tutti erano in inferiorità numerica, in 10 uomini per l'espulsione di Cucinotta, il Messina ha vinto grazie a un eurogol del Bomber. Ora non ci sono più parole per elogiarlo. Giorgio Corona, a 39 anni, ha fatto un eurogol. Comunque, Giuseppe, adesso tu penserai che io sto dicendo un paradosso, cioè sto parlando di cose
Io così per assurdo vi posso assicurare che in Giorgio Corona aveva più difficoltà a giocare in Serie D che in una categoria superiore, che è un giocatore di categoria superiore. Quindi adesso, secondo me, se non ha infortuni e hanno una certa età, quindi bisogna anche tenere presente di queste cose qua, Certo, che la magari non può tenuta. fare tutte le partite, ma insomma. Secondo me sarà più decisivo, sarà più utile alla squadra quest'anno che l'anno scorso. Però è un trascinatore È un oltretutto, trascinatore comunque, perché secondo me. fisicamente è una corazzata, cioè è uno che si fa sentire, in avanti si fa sentire, può Sì, fare ma reparto da solo in Serie C2. fa anche di carattere, riesce a intimorire già solo con la presenza di avversari, quindi. Questo è un discorso che vale anche per gli altri giocatori. Secondo me il Messina l'anno scorso aveva dei giocatori che erano di categoria superiore. Infatti la maggior parte sono rimasti, eh. Certo, quest'anno il problema di far giocare gli under obbligatoriamente, quindi No, può perché si è aggiustare fatto pure dei meglio. buoni acquisti. Sì. Speriamo Del resto, bene. per la riforma della Serie C, un altro anno risale 9. 9 squadre vanno direttamente nella C1, ex C1, per chi sarà solo una Lega Pro. Quindi il Messina ha ottime, se non buonissime possibilità di ottenere questa promozione. Perché in caso contrario, se non si sale, si scende in Serie D. Quindi la squadra è stata fatta per arrivare. E penso fra i primi 2 o 3 posti ce li avrà di sicuro. Questo ce lo auguriamo tutti perché Sì, insomma. no, penso proprio di sì. L'unica nota dolente che vorrei fare un piccolo richiamo al patrono Lomoro, anche se magari non è sua responsabilità, è che c'è un pochino di caos con i biglietti. Mentre l'anno scorso partiamo da San Vicente pure alle 2 e arrivavamo al Messina alle 2 e mezza, a partire dalle 3 c'erano i botteghini aperti e potevamo prendere i biglietti. Quest'anno i botteghini prima della partita rimangono chiusi per ordine della questura, non lo so cosa c'è sotto. Sì, Quindi infatti io sono stato impegnato domenica fino alle 2:15, poi sarei io andato pure non sono volentieri a vedere la andato. partita, però c'era l'incognita che magari No, non andavi è. là e non trovavi il No, non le biglietto. trovi perché bisogna andare un giorno prima o la mattina da Messina a recuperare i biglietti. Ora, penso sia buono istituire dei punti vendita tramite l'ottomate anche qua in provincia. Non solo a Messina, c'era uno solo a Barcellona, però fare spada fuori, Sì, Venedico, Milazzo, appunto. almeno anche nella zona ionica, perché ho letto molti commenti anche da là. Quindi se si vogliono che i tifosi vengano allo stadio, è Certo, giusto facilitare aiutare la vendita a facilitare. dei biglietti. Per non parlare poi che magari uno che veniva dalla provincia, benzina, biglietto, autostrada, E dobbiamo poi in pagare estate non si vede la pure il partita. parcheggio, 3 euro di parcheggio. Voglio dire, incentivare magari noi con questa crisi che ci dice, nella provincia centinaia, il parcheggio lo offre la società. Sarebbe un modo per incentivare le presenze ancora di più allo stadio, perché, come ho Mi scritto, sembra io, è diventato un lusso andare allo stadio. scusami Giuseppe, io questa sera sentivo sul Sky Sport 1, parlano del C, come tu sai, Sì. tutti i lunedì, e stasera hanno intervistato, mi sembra, adesso se non ricordo, ma il presidente del Grosseto che ha fatto una promozione così, ha regalato 100 abbonamenti Sì, ai a delle persone disoccupati. disoccupate, che non hanno lavoro e a precari. Quindi penso che sia un'iniziativa che voglia Infatti, invogliare le persone veramente ad andare vedere allo una partita stadio. di C2 ci vogliono 30 euro, ci vuole un pochino esagerato fra autostrada, biglietto, benzina, parcheggio. Quindi Sì. speriamo che questa situazione si possa risolvere. Scendiamo di categoria dove nella Lega Nazionale Dilettante ci sono delle squadre di Messina, c'è l'Orlandina, il Due Torri e la Città di Messina. Ieri c'è stato il derby tra l'Orlandina e Due Torri, ha vinto l'Orlandina. L'Orlandina ha fatto uno squadrone proprio per tentare un ulteriore salto di categoria. Anche il Due Torri ha fatto una buona squadra. La Città di Messina oggi si è tolto i migliori, però Ha vinto fuori ha casa, vinto fuori casa, deve inquadrare allenatore era nuovo, giocatore iniziato nuovo, male, cioè, però. però È insomma. questo. In eccellenza c'è stata la fusione fra le due squadre di Barcellona, Legia Virtus e la Nuova Egea, hanno fatto una squadra da sola,
penso sia stata la cosa migliore. Hanno fatto pure una corazzata per cercare di salire. Ecco, anche là a Barcellona potrebbe essere una piazza buona per una Con il C2. bacino di utenza che c'è. Ricordo che Barcellona è la seconda città dopo Messina per Appunto, come abitanti, abitanti, come. quindi sarebbe bello. Mentre in promozione bisogna segnalare l'esordio assoluto in promozione del figlio di Natalino Micali, un figlio d'arte, Antonio Micali, che gioca nelle città di Milazzo. Che città di Milazzo, ormai dopo la scomparsa del Milazzo della Serie D, è diventata la squadra principale della città. C'è città di Milazzo, poi c'è anche il Football Club Milazzo, in prima categoria, che è allenato dal mio amico mister Salvatore Cambria. Il campionato deve ancora iniziare, al campionato minore ancora devono iniziare. Comunque per l'esordio di Micali, cioè, ci sono contento per due cose, intanto perché si chiama Micali, quindi. E poi per Natalino, che è un amico, abbiamo Certo, giocato assieme, è il mi figlio fa d'arte, piacere che non suo figlio sì, Antonio Micali. Abbiamo visto anche il calcetto qua a San si fa onore Pennicello. questo ragazzo, sì, l'ho visto giocare pure io. Peccato, ha un fisico Minghellino, però Questo si può sempre robustire, non vedi, suo padre era busto. Minghellino, adesso è grosso. Tutti eravamo Minghellini, tanti. Pure io ero Minghellino una volta, va bene. Chiudiamo nel basket, Lega 2 ancora deve iniziare, nella serie di partenza c'è sempre l'Orlandina, l'Upea e la Sigma Barcellona Basket. E con lo sport, oggi abbiamo fatto un'edizione veloce. Ora, per concludere lo sport, se il mago vuole commentare i suoi pronostici o vuole fare qualche pronostico la settimana prossima, come finora il mago non ha indovinato niente, non perché non eravamo in onda. Il mago dava lo stesso le previsioni sulla nostra pagina Niceto TV su Facebook, ma non ci azzecca mai. Secondo me anche lui è in rodaggio, Ah. deve guardare, cioè deve vedere ancora se siamo in fase E di lui gioca da tifoso, rodaggio. Torino Milano 2 fermo, e da tifoso. Poi che ha sbagliato. Infatti hanno fatto di tutto per fargli Vabbè, ma solo quello ha indovinare. sbagliato, No, no, più di una ne ho sbagliato purtroppo. Napoli, Torino, Come sempre, Fiorentina. l'inizio dei colpi è sbagliato. Quindi Napoli-Atalanta, come prevedevo, il Napoli ha vinto molto facilmente. Torino-Milan, purtroppo da milanista ho giocato due, anche se devo immaginare che il Milan, essendo che all'inizio stagione trova difficoltà, dovevo provare uno X, Per un fortuna ci sta Rigorelli. gol. Poi Fiorentina-Cagliari, un risultato che mi ha Vabbè, giusto uno stupito, era giusto. anche se devo dire che il Cagliari ha giocato molto bene la partita, quindi è un pareggio che ci stava. Ha pareggiato anche al 90esimo, se non sbaglio. Al 90esimo, sì, in meno di 5 minuti sono stati fatti due gol. Poi Lazio-Chievo, ho rischiato l'1-2, anche se era più Appunto, semplice giocare scusa Leti, 1. posso dirvi Sì. due cose? Io penso che questa doppia la potevi giocare, e secondo me avresti preso quasi tutto perché vedendo, potevi giocare l'1 Ickx in Fiorentina Cagliari e l'1 Secco della Lazio, Lazio non perché poteva il perdere tutte. Chievo secondo me è una delle squadre che Rischi. rischia tanto di scendere più che il Catania, secondo me, perché il Catania ha avuto una partenza, ha fatto una partenza disastrosa, però secondo me si riprenderà. Io lo spero, ma si riprenderà. Il Chievo invece, quindi io sì, questi solamente un mio parere, che poi non è un parere da No, mago, quindi. no. Da esperto. Poi Inter-Juventus, come prevedevo, almeno due gol, e fortunatamente è finita 1-1. Un po' non me l'aspettavo questo 2-0 del Verona, perché l'ho visto giocare contro il Milan e anche se mancava Luca Toni, comunque hanno giocato una buonissima partita. Vedo un Sassuolo in grosse difficoltà per una neopromossa e un po' messa male. Mi auguro che si riprenda, perché dovrebbe fare un buon Certo, se te campionato. il Sassuolo ti fa Milan, quindi sei contento per il Sassuolo. No, Poi ma ha giocato bene il Sassuolo pure. ha preso Marrone dalla Juve, giocatore buono, ha preso, Ha preso forse Marrone devono e ha un giocatore della Juve Berardi, che. No, quello che ha preso dall'Ascoli, che Azzazza, è può essere giovanissimo, può essere a un. posto, la squadra ce l'ha buona sulla carta, però speriamo che si riprenda. Poi Udinese-Bologna, gol, giustamente come prevedevo è accaduto, e under a 4,5, cioè meno
al massimo 4 gol, non di più, e Livorno-Catania, anche se era anche un under normale perché non sono due squadre che fanno tanti gol, ma è una squadra più, una partita più giocata, più tattica, perché sono due squadre che alla fine molto probabilmente lotteranno entrambi per la salvezza. Ecco, vorrei dire, riferendomi a Udinese e Bologna, vorrei fare un grosso applauso a due giocatori che sono stati protagonisti. Di Natale e Diamanti. Diamanti, che va bene, tutti speriamo che migliori, qualcuno ha detto che ha dei margini ancora di miglioramento e già a buon livelli, questo me lo auguro per la nazionale. E Totò Di Natale che non smette come Totti, non smette mai di stupire. È sempre decisivo e segna sempre gol importanti. E l'altro? Poi l'altra, Inter-Juventus 2, Ma anche gli questa. teste? Pensavo che la Juve potesse. Sempre in Milan. Napoli-Atalanta ha confermato Mentre l'1. Fiorentina sbagli sempre stessi. Poi il Verona, ho messo l'integrale 1x, visto che era una partita un po', diciamo, più difficile. L'Udinese pensavo ce la potesse fare a vincere. E Livorno e Sampdoria. Però c'è la settimana prossima, non ci sono ancora. No, non ancora, perché sia domani che dopodomani ci sarà la prima giornata della Coppa Campioni, UEFA Champions Ma devi League. fare i pronostici di Champions. Comunque, i No, pronostici, difficile. uno lo devi fare. Domenica c'è un Milan-Napoli. Allora, Milan-Napoli per me è gol-gol, senza ombra di dubbio, perché il Milan il gol lo farà molto probabilmente, ma molto probabilmente lo subirà prima. Per come è messo in difesa ora come ora, adesso il Milan, anzi, ho paura che il Milan rischi anche di perdere, Ascoltate il perché mago, €100 sul gol fra Milan e Napoli. è un Napoli adesso molto molto cattivo e molto in forma, quindi molto probabilmente Vabbè, ho paura che ma il Milan addirittura ti lasci le penne. Speriamo di no. va bene. Con lo sport abbiamo concluso. Ora, prima di chiudere questa puntata, diciamo zero di Non Solo Sport, vorrei ringraziare oggi il padrone di casa, che la famiglia italiano, in quanto non sappiamo come a Sant'Antonio andrà a finire, se ce lo danno quest'anno o no. Ora, per oggi siamo in casa di Salvatore Italiano e, nominando la famiglia italiano, dobbiamo dire grazie alla famiglia italiano, quest'estate San Pinniceto è stato conosciuto in tutto il mondo. San Pinniceto ha avuto una cassa di risonanza sul New York Times incredibile, in quanto Salvatore vuole raccontare la storia, poi magari va bene, per ora ve la racconto io una storia brevemente, anche Santino può aiutarmi in quanto è stato presente, Sì, testimone. Ora inaspettatamente mi sono trovato ad entrare in casa mia e vedere questo personaggio che io non pensavo che fosse un facciamo un personaggio. pochino di sintesi, poi qualche sera di questa avremo, spero di avere come ospite Mario Italiano, che è stato grazie a lui, al suo interessamento, che Russell Short, che è un americano, che però a furia di parlare con gli antenati, con i parenti più Scoperto anziani, ha dove scoperto che le sue origini erano siciliane e che il suo cognome molto probabilmente era Short. E questo perché quando il suo bisnonno è andato in America, all'inizio del Novecento, quando è andato a registrarsi all'ufficio, ha detto Sciotto. Quello invece ha ha scritto ciao Alberto, ciao, altro ciao Alberto. pezzo della famiglia italiana, ha scritto, anziché per come l'ha sentito pronunciare, l'ha scritto e ha scritto Short, e quindi il cognome è un pochino andato storpiandosi. Questo Russell Short, che è scrittore del New York Times e anche uno scrittore di libri molto noto, allora è venuta la curiosità di cercare chi erano i suoi parenti. A furia di ricerche è arrivato fino a San Pinniceto. San Pinniceto ha contattato il comune, e dove ha trovato la disponibilità di Mario Italiani, il quale si è messo a disposizione tramite l'ufficio anagrafe e altre carte, è riuscito a scoprire chi erano i suoi parenti. Voglio premettere una cosa su Sì. questo, che adesso io come Juventino parlo a favore, adesso sembra che parli per mio cognato, cioè mio cognato si è messo tante volte a disposizione, cioè non è il primo americano, questo così è capitato, che è veramente una persona importante, uno scrittore, un giornalista importantissimo, però altre persone, mio Mario è stato sempre abbastanza
e ora si è messo sempre a disposizione. E ora è ricercatissimo. Anche ora tramite me cercano lui, perché vogliono fare queste ricerche, che c'è molta gente in America che vuole, sì, sì, vuole sapere le origini. Secondo me Mario è contentissimo di mettersi a disposizione, ora, di essere utile per questa gente. Perché... Infatti ora c'è una signora, Stephanie Messenger, che sta cercando i propri parenti. Grazie Mario, già abbiamo un binario dove poter andare. Già Mario dove abitava me l'ha saputo dire. Ora la signora molto probabilmente verrà, altrimenti la saluto perché lei ci segue anche in video. Non so quanto riuscirà a capire l'italiano, però... Vabbè, a proposito di questo, devo... Intanto colgo l'occasione per il momento per salutare i miei figli e mio figlio. Mio figlio è stato un interprete, uscito con mio cognato, quindi lui è stato 6 anni a Londra e parlavano, cioè ha facilitato un pochettino il dialogo fra me, sì, mio cognato. Anche se mio cognato, devo dire la verità, lui è un po' modesto su queste cose, se la cava discretamente con l'inglese. Sì. Certo, io mi auguravo che questa iniziativa di Mariano fosse stata... Allello paesano, avesse avuto più cassa di risonanza. Ma penso che ce l'ha avuto, perché ieri è uscito un articolo sulla Gazzetta del Sud, però sì, ma sul Corriere della Sera, cioè... però io qua a livello locale speravo che un elogio pubblico per Mario Italiano se lo merita, non perché siamo a casa sua, noi. Però ora ne approfittiamo perché veramente fatto se lo merita, perché veramente ha portato il nome di San Pinceto in tutto il mondo, come hai detto tu. Questo articolo è stato ripreso dal Corriere della Sera, dalla Repubblica. Io ho letto un po' di commenti sul New York Times, nella pagina online c'erano commenti a non finire, e questo Russell Short ha fatto un grande articolo, non una paginetta, ma è stato un articolo ha fatto tutta la cronaca delle sue esperienze, del suo viaggio qua in Sicilia. Lui magari ha sbagliato un pochino i calcoli. No, e ha pernottato, sì, a saperlo prima magari l'avremmo fatto vicino qua invece qua, che sui Nebrodi. Sì, secondo me ci sarebbe, avremmo avuto pure purtroppo ha avuto questo, però lui è venuto un giorno qua, massima accoglienza della famiglia italiana e anche della famiglia Micale. No, infatti sì, lui in questo articolo che voi potete leggere benissimo, sia su Niceto TV sia sul Pinceto Fan Club, c'è l'articolo, si traduce tramite Google Chrome e lo potete leggere. Lui ha passato una giornata veramente fantastica e a conclusione ha mangiato i maccheroni alla norma, perché l'avete invitato a casa dramma di Santino, quindi e lui, chiaramente tutta roba siciliana del le godolette, le godolette, lui è rimasto le grato, cioè è rimasto veramente grato, e cioè dallo sguardo si vedeva che cioè era un po' sorpreso, perché insomma secondo me questa cordialità, la sua sorpresa l'ha trasmessa anche nello scrivere, perché lo scritto era veramente bello. Anche la moglie guardava, ha detto, diceva verso mia sorella, dice, scusatevi, io non ero preparata, non ho portato, ma mia sorella gli ha detto, ma no, non, cioè, hai portato la tua presenza, quindi ci ha fatto piacere, quindi non... comunque a San Pianiceto tu dici, abbiamo... C'è stata la signorina Calogero che sì, ha fatto l'articolo. Ha fatto un bell'articolo. Sabato, se non sbaglio, è uscito sabato sulla Gazzetta. Gli faccio i complimenti pubblicamente. È stata molto brava, sì. Ma queste sono cose che fanno onore e piacere, certo. Al paese. Passiamo ai saluti. Però questa storia poi, appena avremo Mario Italiano, cioè perché lui ce la deve raccontare per filo e per segno, perché merita... di essere veramente menzionata per come si deve. Lui ancora si sente col questo sciotto che è, e sono in buoni contatti, quindi gli ha promesso che prima o poi ritornerà, quindi Mario è aggiornato abbastanza bene, la prossima volta lo dobbiamo avere ospite di Mario Italiano qua. Salvatore, che il figlio deve prendere questi contatti. Oggi ci è sfuggito perché non era previsto di venire qua a casa italiana. Appunto, anche perché ospitare a casa sua sarebbe stato un po'... sarebbe ci stato sfuggito, un po' paradosso. Ci è sfuggito a casa sua proprio. Bene, per oggi penso che può andare così. Passiamo ai saluti, passiamo dal mago
Infatti. Salutiamo. Lista non ce ne abbiamo. Puntata zero, elenco zero. Faccio alcuni saluti in generale, senza particolari, perché non sono preparato questa sera. Saluto la mia famiglia, tutti al ristorante, Quale ristorante? la Fontaine dove Se lavoro non lo io. dici. Bella pubblicità, sai. Ciccio Murecani e i fratelli, Anna Famà, Marco Anastasi e famiglia, dalla Francia Francesco Puleo, Gianluca Giorgianni, Antonio Giorgianni dell'Edimburgo, dalla Scozia, l'avvocato, Piero Basile, ingegnere, lo saluto che stasera ci è mancato. Oggi è stata una puntata improvvisata, il disturbatore si rifarà, L'ufficiale non c'era. si rifarà. Rosario Salvatore con la sorella Maria Elena e tutti gli altri amici dispersi nel tutto il mondo, perché purtroppo, ripeto, stasera non ho lista, quindi mi Ma sai, ce scuso con l'hai a tutti gli altri. memoria già, la lista ce l'hai a memoria perché non ti sbagli. Santino, a parte Niente, salutare i figli, io. No, i miei figli sono Salvatore l'ho bene. visto qua in estate in splendida forma. Sì, lui è sempre in forma. Sempre simpaticissimo. Sì, saluto loro e cioè colgo l'occasione perché voi avete detto che questa è stata una trasmissione zero, invece per me è importante perché non so se magari ci sarò la prossima volta, ma poi devo andare appunto a trovare i miei figli in Svizzera, quindi per un po' di tempo Ora non so per cercheremo di quanto fare tramite Skype un collegamento pure con la Svizzera. tempo. Ecco, questo sì, mi farà Dobbiamo piacere organizzarci. salutare. Quindi per me è importante per salutare tutti, veramente tutti i conoscenti, tutte le persone che seguiranno questa trasmissione, gli amici che in tutte le parti del mondo, io li saluto sempre con la stessa cordialità e alla prossima. Io saluto la nostra fan numero uno di Niceto TV, che è la signora Angela, che nonostante tutto non ha mai detto, però ha seguito sempre i nostri video facendo dei commenti sempre appropriati, veramente la fan numero uno in assoluto. La salutiamo affettuosamente nella speranza che ci segua anche in questa nuova stagione. Ecco, ci sono quelle che ci seguono, adesso una delle figlie qua, le figlie della signora Raffa Antonia, Si c'è piena. c'è Piera qua e venuta l'altra, che anche loro ci seguono e quindi salutiamo cordialmente Io pure in anche loro e gli quest'estate ho facciamo gli visto molte auguri. persone che ci seguono e sono contente di quello che facciamo. Ecco, perché E quando il sei merito adesso. qua, per rimanere in famiglia italiana, è stato, diciamo, De Salvatore che ha avuto questa idea di questa TV, che subito ha trovato in Marco Micano un valido braccio destro. La mente e il braccio, si può dire, sì, e viceversa. Va bene, se È così. stata veramente una bella idea. Speriamo di migliorare. Poi saluto l'ippodromo del fratello di Antonio Meo. Ah, salutiamo dal Venezuela il fratello di Nino Meo, che ha l'ippodromo. E come si chiama l'ippodromo di Salvatore? Va bene, ora questo è in diretta, siamo tutto in diretta, altrimenti io voglio salutare anche un'altra mia amica che in quest'estate ho visto dopo quasi 30 anni, Antonello Ordire, la saluto affettuosamente, è stato un piacere rivederla dopo tanto tempo, vecchi amici, è sempre bello trovarla. Hai parlato di Pilarao, io saluto anche la mamma, la signora Antonio, Antonia, che grazie. anche lei ci segue, vorrei ringraziare l'azienda agricola Ruggeri Giuseppe di Contrada Manducina, anche loro ci hanno fatto una donazione per migliorarci sempre più. E Thank you, Allegri. ora French salutiamo Allegri. il fratello di Nino Meo che c'è dal Venezuela e dall'ippodromo Ranch Allegri. Salutiamo affettuosamente il Salutoni, fratello di Nino salutoni. Meo. Nino Meo, la figlia di Nosco che è venuta qua in quest'estate, il figlioletto, tutte quante. Un po' di gente è venuta in quest'estate, non come ai livelli degli anni Però ho passati. visto tanta gente, sì. Però un pochino la crisi si fa sentire per tutti. Vi ricordo sempre che se volete donare basta andare sulla nostra pagina YouTube Niceto TV, informazioni, cliccate, c'è scritto per donare e ci sono tutti i vari passaggi per donare tramite PayPal. Vi ricordo sempre sulla pagina YouTube Niceto TV potrete seguire in rete tutte le trasmissioni che abbiamo fatto fino adesso, ci sono quasi 200 video e passa. Si va dalle rubriche sportiva, religiosa, varie processioni che ci sono state in quest'estate.
e varie manifestazioni. Se volete passare il tempo su YouTube, voglia che fate. Se volete anche iscrivervi al nostro canale, fate pure. Mi sa tanto che possiamo avviarci alla conclusione di questa puntata. Ringrazio il padrone di casa, nonché Salvatore italiano. tuttofare della Geo TV, che è Salvatore Italiano, il nostro grande regista Marco Micale, il maghetto Rosario Pantò, Santino Micale Il e, grande presentatore Giuseppe Ruggeri. grazie Rosario, appuntamento con la rubrica sportiva lunedì prossimo. Se c'è lo speciale giovedì, vediamo quale giorno è. Vi informeremo informate tramite la pagina di Facebook Criceto TV o San Criceto Fan Club. Bacini, bacioni, Bacioni, bacetti bacetti, ovunque ovunque voi voi siate. siate. Ciao. Buonanotte, signore, a tutti. Buonanotte.